Abbiamo 1180 km di strade. Io vorrei dare risposte concrete a queste strade. In pratica per la provincia di Padova si tratta di 1180 km di emergenze. Tutte queste strade hanno bisogno di interventi. Con il depotenziamento delle province servono soldi. Così torna d'attualità il ponte di Curtarolo, fondamentale per la viabilità dell'Alta Padovana, ma il futuro non è chiaro. Chiedo al governo, allo Stato, di rivalutare le province e il ruolo delle province per le materie fondamentali. A me non serve sapere come si elegge il Presidente o il Consiglio provinciale, non serve niente quello. Serve sapere quale dignità, quale lavoro, quale prospettive dobbiamo dare alle province. Per il ponte di Curtarolo servono soldi. La provincia rivendica di aver già stanziato 4 milioni impropriamente, perché è vero che da un anno la competenza è passata alla provincia, ma è una strada di respiro internazionale. Quindi per l'amministrazione la sua collocazione naturale è l'ANAS. Io ho già fatto richieste per passare sotto ad ANAS. In questi giorni partiranno le verifiche strumentali sulla sicurezza di quel ponte, dopo quelle tecniche hanno previsto un'ordinanza di limitazione del traffico, però è ovvio che 4 milioni tolti da un bilancio provinciale vuol dire non fare più niente dalle altre parti della provincia.